sì, appunto, un approccio cameristico con un modello di riferimento che può essere, possono essere i tri, diciamo, della grande tradizione, da Bill Evans per poi Jarrett per poi Meldau, però con una libertà del tutto personale. Abbiamo anche avuto tanto modo di provare, per cui questo è stato un'esperienza fondamentale. Poi musicale che prediligo è sicuramente quella melodica, non perché non sia affascinato da, diciamo, dalla sovrapposizione ritmica o dallo studio, diciamo, del ritmo, come spesso sta avvenendo invece a New York, è una cosa che ultimamente è molto in voga, però appunto la mia indole mi porta sempre a partire da una cellula melodica e poi svilupparla. Quindi sì, mi sento di dire che molti brani che scrivo infatti non sono per niente precisi, non sono appunto simmetrici, non c'è una melodia che si può definire scontata, ma ho lavorato tanto su questo aspetto. Certo, l'importante all'inizio è sempre l'aspetto intuitivo, cioè il desiderio comunque di creare qualcosa, e poi il fatto che il brano poi sia interpretato in un certo modo dal trio è molto importante per me, che ci sia una sorta di chiarezza tra i vari componenti del gruppo quando si suona. Cioè, è importante non perdere mai la concentrazione di sentirsi un po' da fuori, diciamo, di non essere tanto dentro da perdersi, ecco, ma di riuscire anche a percepire quello che è la risultante esterna, cioè come il pubblico riesce in qualche modo ad ascoltare, e questo permette di essere molto chiari quando si suona.